Sembra che sia una rampa sotto. Non c'è, lui arriva da una rampa. Non c'è. C'è una stanza. No, è original. Questo lo si va, te l'ho presto dopo che traccio. Sto tasso la facevo mentre facevo il corso. Cioè, sì. Perché il corso era online, mi annoiavo. E tacciavo. Mica quelle Havaianas non è. Sono andato a quella jam l'altro giorno, figa. Cioè, non era neanche previsto che andassi, però. No, non c'era tanto spazio. Però boh, era tanto che non andavo a una jam, mi sono divertito. Sì, non è un... Era in collina, quindi non è una jam come. Una jam cittadina, però c'era DJ Double S, Mr. Phil. Doveva venire anche in occhi, ma non l'ho visto. Sono gelato. Si vede, secondo me è andato domenica in occhi. Il donato un po' per dire che sono disorgelato, magari per il meno.
tanto la taglio sta parte. Sì. Sta mandaci le foto. E l'altro no. Sì. No, no. Una. È uno quello lì che fa. Comunque c'è una questione di hating tra tutte le persone che non capisco. Vabbè, a me ha fatto piacere, no? E boh, si è creata una connessione comunque, no? Giusto per supportare un po'. Quindi, cioè. Qualche minuto dopo. Ah, ok. Vabbè. Sì, vabbè. No, è una questione che su. Damn, bro. Sì, ma se gente deve fare, cioè non è che. È per questo che non c'è unione. Cioè. Ecco il fett, quello brutto, che non è il fett rosa, ma è quello nero con la punta rosa, consuma un botto di bombolette. Ma sto colorando proprio. Sto colorando poca spesa massima rete.
10 minuti lo proviamo. Ma tu la tavola non la prendi? Alla fine non è che devi fare il pazzo per forza. Ah beh. Vabbè, ma fa caldo. Ma non ti è rimasto più niente? Non c'hai niente della tavola vecchia? Io l'unico che l'ho 8, mi ti scritta vuole le 7.75. Ma che c***o sono ste robe? Io che skate di Roma. Amico. Vado fuori. Vabbè, sta lasciando quello. Ormai è il mio. Si capisce pure il mio tipo di. Sì. Vabbè. Però quello lo vedi che si fa sempre. Cos'è? Non li i video di quando ero giovane che. O lo chiudo così. Io il verde ce l'ho tutto dentro. E non faccio lo sfondo. Per farlo con un po' di azzurro, anche io metto un po' di azzurro.
Una volta devo anche organizzarmi e andare su da... che me l'ha chiesto un sacco di volte se vado e ho detto sì sì, poi c'è sempre mille problemi. Diventiamo noi produttori di spray. Ma non, sì, alcuni fanno veramente è vero, però ti giudicano per come pitti, dico loro non lo sanno fare così. Beh, un fine c'è, a me me l'ha detto più gente. Solo perché li colori in modo diverso. A parte che anche su internet sta crescendo sempre più un odio e frustrato. Vorrebbe avere. Vuole più cultura. Serve qualche colore. Se si può condividere. Solo noi ci fa andare lì perché sai che le paghiamo. È un po' sporco, non è brutto. Mi raccomando, questo è un muro legale, eh. Io non capisco l'ignoranza di... cioè, io mi sento ignorante, ma c'è della gente che non capisce. Qua hanno una pazienza. Io avrei già mandato tutti a fa' culo. Come faccio allora se li mando a fa' culo per sfruttarli? Perché se li...
Vabbè, ma loro sono pagati per anche stare lì a dire cazzate. Sono lì che fanno passare le ore, si vede. Hai notato che le Olimpiadi di skate non l'hanno fatte vedere un cazzo su in televisione? Ah no? Vabbè, sulle Olimpiadi c'è. Non hanno fatto vedere. Di skateboard non hanno fatto vedere niente. Cioè, almeno o sono io che non ho gli abbonamenti per guardarlo. Oppure perché poi devono fare degli skate park belli se fanno vedere che c'è lo skateboarding. Assurdo, cazzo. Ha scritto l'altro giorno. Dietro. Body, 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 daddy, body, body, baba. Tutta la vernice. Forza, più devi spendere 20 euro di autostrada, sono 40 euro, preferisco fare l'ordine. Poi beh, se ti trovi a Milano da quelle parti le prendo là, però volevo diventare io distributore di spruzzole, magari se il pubblico mi supporta. Come dico a tutti, siamo nel triangolo. Vuoi che non da male.
non c'è nessuno in questa, in tutte queste città che ti ho detto che vende dei quale fai TikTok. Cioè, adesso non so. Oh, sto diventando cattivo con questi argomenti. Certo. Diciamo che loro sono un po' più liberi di noi, dai, non dagli tutte queste regole che abbiamo anche noi, che non ci possiamo neanche fumare un Bronson. Possiamo fumare due Bronson che ci rompono i coglioni e poi ci sono dei criminali in giro che sono a piede libero. Mica, una volta c'era un signore al lavoro, mi ha raccontato. È andato a fare la spesa, ha parcheggiato la bici davanti al supermercato, è arrivato un tizio e gliel'ha portata via, no? Con tutte le prove della telecamera che gli ha... che c'aveva al supermercato, gliela fatte vedere. Ah, ma questo lo conosciamo già, Non possiamo farci niente. Come non potete farci niente? Sì. Può darsi. Ma no, non perché... Ne ho avuti tanti amici e li ho allontanati. Non allontanati tutti quelli lì perché c'è una cazzo di mentalità che è veramente assurdo. Ogni cosa che è pensa che gli fai un torto. Perché poi sono anche loro al loro modo per cui il cuore appoggia su un cioè. Quello là gli avevo regalato tutte le bandane che avevo. E poi non mi parla più. Ha fatto quel trippone, però c'aveva 14 anni. Sei fatto in un modo diverso. Però si comportano più da gay etero che i gay stessi. Ma è sempre dispregiativo. Perché sei uscito da quella città. Oh.
anche se c'è qualche soldo da fare, ti dico sempre che sono broke. Togli la mentalità da broke e non farei mai i soldi. Perché cominci a spenderli. Eh sì, eh. Io studio andare come funziona. Anche perché dimenticato che il giorno di qualche sono un video che arriva, che se sono dicendo. Il fatto è che bisogna studiare tanto. Finisco. È caduto un serpente dal tetto. Te lo giuro. È caduto un serpente da lì. Stop, eh. Adesso ti portiamo a bere un po' d'acqua e luna. Forte che ci hai messo sti pallini a posto dei buchi. E devi bozzare tanto. Voglio mettere neanche in peso. Beh ragazzi, sono ti ho filmato la faccia. Non posso zoomare. Va bene lo stesso, fico lo stesso. A me piace fare proprio distaccate perché così non intacco l'outline.